Come vi chiamate? Giorgio Gaber. Che cosa facevate? Cantavo. La libertà non è star sopra un albero. Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti, no? Sicuramente a me Gaber mi ha insegnato a essere più interprete, quindi a cantare le parole. Libertà è partecipazione. Ma per fortuna che c'è Riccardo che da solo... L'ho avvicinato e gli ho detto: se vieni ti farò un contratto per la Ricordi. Però non è venuto lui. E gli ho detto: ma perché non sei venuto? Dice: perché pensavo fosse uno scherzo. Benvenuto luogo dove... La vera trasgressione è la fedeltà. Dove tutta ironia. Mi mancano molto le risate. Io ho la fortuna di avere veramente milioni di ore di filmati, di foto. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Destra e sinistra, una presa per il culo formidabile. E ti veniva voglia di aggiungercene, no? No, non fa male credere, fa molto male credere male. E poi a un certo punto, sbam! Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. E mi chiedo oggi cosa avrebbe potuto scrivere, dire, cantare. Questo bel paese pieno di... Era un uomo libero, ma senza retorica. Quanto dovesse essere anche difficile per lui essere così libero. Io mi chiamo G. Sei tu che non l'hai capito, mi chiamo G anch'io. Buonanotte.